Ciao ragazzi e benvenuti ad un altro episodio di Vita in Florida. Come sempre ricordatevi di ting, iscrivervi al mio canale, mettere il mi piace e condividere questo video con altre persone. Oggi siamo ancora alla ricerca della coperta della Hog, una coperta bella e thick, come si dice, grossa, che mi tenga caldo a casa del mio fidanzato che ho sempre freddo oppure quando mi viene a trovare. Sono andata già all'outlet della Hog, che è l'unica coperta a cui veramente credo perché so che mi tiene veramente calda, e mi ha detto appunto che la Hog usano il pelo dei lamb, degli agnelli, e che queste coperte che sto cercando le hanno solamente in questo negozio, il Bed Bath & Beyond, che è praticamente dove le ho sempre comprate fino adesso. Purtroppo in questo negozio hanno le coperte a prezzo pieno, però ti mandano a casa degli sconti e se li porti ti danno il 20% di sconto su un oggetto, quello che è, e non devi portarlo oggi, ma tipo se oggi trovo la coperta che voglio, tra una settimana o così posso portare lo scontrino, basta che ho lo scontrino, col 20%, e mi ridanno indietro i soldi, me li rimettono nella carta o quello che è. Quindi andiamo a vedere su questo Bed Bath & Beyond, alle mie coperte della Hog, e quanto costano. Ok ragazzi, siamo arrivati nel reparto Hog, quindi yeah! Ecco qua, quindi vedete i cuscini, $20, quanto sono belli. Sì, mi sa che non sono della Hog, no, non lo sono, però questi sì! Guardate, sconti! Ah, ma sono cuscini. Non mi servono i cuscini della Hog, perché i cuscini non mi tengono caldo. Però $26 invece di 30, invece di 45 anche per questi, a dire la verità. Ho trovato le mie coperte, ragazzi, proprio quelle che volevo. Mi piace questa, guardate che bella. Quanto costa? Ci lascio giù. Guardate che bella. Ma non c'è il prezzo. Questa l'avevo comprata e ho dovuto ritornargliela l'altra volta perché mi si incastravano sempre dentro i piedi. Ma non hanno i prezzi. Mi piacciono quelle che sono morbidissime, però. Questa non so se tenga tanto caldo. Questa non mi piace, non mi piace il tessuto di queste. Ma quanto costano? Ok, quindi entrambe costano $70, però non è che siano chissà che bellezza. Cioè, questa mi sta facendo freddo perché ho questo problema dell'acidon globofobia, ossia quando tocco cotone mi viene freddo. Questa invece mi piace come tessuto, ma sto coloretto qua azzurrino, per poi $70 non mi pare il caso, però. Ok, quindi la ragazza mi ha fatto vedere che ci sono altre coperte qui. Costano tutte $70, a parte queste che non si sa perché, vabbè, a parte perché forse i colori fanno abbastanza schifo, da $50 sono da 45 a 22. Mi piace un po' di più questa, se devo proprio scegliere, ma è giusto per tenermi caldo, però insomma anche per fare abbastanza bella figura. Quale vi piace di più, ragazzi? Questa mi sembra più costosa, questa qua mi sembra un po' più cheap. Che dite? Quando in dubbio, compriamole entrambe, perché la bella cosa dell'America è che si può sempre portare tutto quanto indietro, basta che tenete lo scontrino. Quindi adesso le porto a casa, le apro, vedo quale mi piace di più e quella che non mi piace la riporto. E poi andrò in un altro negozio di Bed Bath & Beyond a vedere se per caso hanno altre opportunità ed altre scelte, perché qua non ne hanno tante. Ok ragazzi, altro giro, altra corsa, quindi ho comprato quelle due copertine che avete visto, però adesso vado su questo Bed Bath & Beyond, ogni volta lo scambio con Bath & Body Works, che vende solo profumi e creme. Andiamo a vedere se troviamo una coperta più bella, più o meno allo stesso prezzo. Guardate che bello questo tagliere, con tutte le cose della Florida, le città, eccetera, eccetera. Ho trovato i piatti per la pasta. Questo più o meno per $2 invece di 5. E questi qua, belli, però $8 non penso proprio, spero si siano sbagliati. Io non ci potete credere, oddio, guardate, ho trovato gli Hog che volevo l'altra volta e costavano sopra i $100, guardate, grigio e bianco, che belli,
belli, e quindi riporto le altre due che tanto non è che mi piacciono più di tanto. Quindi sono scontati, guardate, anche questi. Questi sono bellissimi, però non è scontato, e questo è quello che mi si infilava dentro tutto il dito l'altra volta. Cioè, non so se vi rendete conto quanto sono contenta in questo momento. $32 all'una invece di, cioè ve lo giuro che erano sui 100 e passa dollari quando ho fatto il video della coperta ancora l'anno scorso. Quindi, cioè, eccezionale. Quindi le compro entrambe. Yay! Tanto la bellezza, come ripeto, dell'America è che posso riportare le altre due perché ho ottenuto lo scontrino. Cioè, vedete che non vi dicevo una bugia, costava 130. Poi le hanno abbassate a 65 e adesso io me le porto a casa entrambe per 32,49 più tasse. Cin cin! Vedete, a volte vale proprio la pena aspettare. Ed ecco qua il mio bellissimo repertorio di coperte della Hog. Cioè, tra un po' le posso vendere. Questo era un prezzo veramente buono, ma questo è eccezionale. Cioè, da 119 a 65 a 32,49. Assurdo. Cioè, guardate che... Cioè, guardate che... Come sono thick, no? Cosa si dice? Ah, poi la signora alla cassa ha guardato e siccome avevo detto dei coupon, mi ha tirato sulla mia email e se spendevo $80 mi davano indietro $20. Quindi, ragazzi, guardate... Ho speso $66. Eccoli qua. Vedete che non, se spendevate 80 che avevo speso originalmente, ti davano indietro $20. Quindi ho speso $66, incluso un coso per il berretto del mio fidanzato. Vediamo, vi faccio vedere cosa ho preso. Ecco qua. Quindi con le due coperte, queste due qua, un tritaglio da $10, un portacappello qua da 5 e un piatto per la pasta da $2, ho speso $66, cioè eccezionale. Cicin! Approvi? That's beautiful. Che bella! E poi abbiamo aperto questa. E poi abbiamo aperto pure questa, perché può essere che per $22 teniamo pure questa. E ovviamente quella bianca, quindi ritornerò questa. Ma comunque questa è bellissima, ragazzi, guardate che bella, cioè meravigliosa, tiene un caldo pazzesco, ti nascondi, mai accontentarsi. E questo è tutto da Vita in Florida, che sono contenta di aver preso le coperte. Ciao ciao, baci baci.